Ciao ragazzi, come state oggi? Ciao! Come potete vedere, davanti a noi abbiamo ancora già delle LOL. Così vi facciamo vedere tutte quelle che sono uscite e stanno uscendo adesso e poi torneremo alle nostre recensioni più classiche. Anche loro sono arrivate finalmente in Italia da pochissimo, penso da giovedì. Ormai potete trovarle ovunque e costano 20 euro. E queste non sono le LOL della serie Spy Eye che vi abbiamo recensito, quindi vi lascio qui una card se ve le siete perse, ma sono le LOL Glam Glitter. Sì, sono un pochino come le glitter, però hanno anche dei pezzi metallizzati. Esattamente, quindi sono dei personaggi che già conosciamo, come avrete già notato se siete dei fan LOL, e hanno 7 sorprese al loro interno. E qui possiamo vedere una delle extra rare che io non ho, ad esempio Kiri Queen. Mi piace molto il packaging, che è di questo color perlato rosa, e qui sopra ci sono dei cuoricini. È davvero un bel colore, vero, molto molto carino. Quindi direi di partire con l'unboxing. Questa volta hanno una cerniera nera. Wow, molto cool, molto fashion, molto minimo. Beh, oddio, sono perlate rosa, non sono molto fashion, molto minimo. Per me sono fashion e minimal, ok? Ok, partiamo da questa. Wow, non succedeva da davvero parecchio tempo che riuscissi a aprirle decentemente. Abbiamo il nostro primo indizio. Per l'appunto non sono Spy Eye, quindi possiamo leggerlo normalmente senza farci andare assieme agli occhi e perdere la vista. E mi piace molto che ora sia nero con questi cuoricini rosa, un pochino più fashion e, come ho già detto, minimal. Non è minimal, per me è minimal. E penso che sia Glitter Bomb. Wow, avevo ragione, è Glitter Bomb l'indizio. Come i vecchi indizi è tutto un adesivo. La bomba poi è rosa, wow. Ok, andiamo avanti con il secondo strato. Ci sono un sacco di cuoricini sopra, sempre, ed è perlato, non c'è nient'altro. Ecco. Il mio strato preferito, che gioia. Guardando il lato positivo, ora c'è questa barra nera e non c'è il punto di domanda. Hanno glitterato tutte le faccine, non mi pare che fossero glitterate anche nella serie Glitter. Fatemi sapere nei commenti, come al solito, professionalità, comunque sempre utilissimo. Qui invece abbiamo la nuova versione di It Baby, che ci dice I'm waiting darling, cioè sto aspettando tesoro. E questo non è perlato, è semplicemente viola, con su diverse bubbles. Andiamo avanti. La bolla è completamente nera, quindi non è un'ultra rara, ho già detto una cavolata, fantastico. Ma vediamo la sua bubble. Hanno cambiato anche le bustine, hanno messo tutti questi brillantini, molto carini, vero? Carini in effetti. Anche qua sul retro e c'è scritto Shine bright like a diamond, aggiungerei. Ok, apriamola. E guardate che carina, è blu perlata e ha la parte sopra glitterata rosa. E qui c'è scritto ovviamente Baby Goo Goo. E quindi un mold che abbiamo già visto, ma molto carino così, vero? Mi chiedo chi possa essere. Anch'io. Sul secondo strato c'è lei, di cui invece ho rimosso il nome come al solito professionalità, ragazzi, ma sono sicura che voi invece ve lo ricorderete. E ci dice Getting Closer, cioè che ci stiamo avvicinando. E qui c'è la nuova versione di Neon QT che ci dice Let me out of here, liberami da qui. Non penso che sia lei. No. E qui ci dovrebbero essere le scarpine. Wow, sono degli stivaletti che abbiamo già visto, tutti glitteratissimi fucsia, davvero belli. Se avete qualche idea su chi possa essere, perché io no, scrivetecelo nei commenti. Molto molto carini. E per di più, rispetto alle glitter, perdono meno. Sì, hanno usato una nuova colla decisamente migliore. Anche sulle dita non rimane nulla. Dei glitter che non vi riempiranno l'intera scrivania. Grande. Qui sull'ultimo strato abbiamo lei, anche di lei ho rimosso il nome, la grande. E dice almost there, cioè siamo quasi arrivati. E ci sono ovviamente i vestiti, perché sarà il prossimo strato e la carta è verde acqua. Sono molto curiosa. Oh, ok, forbice, dimmi se non ti sembra super minimo la ball completamente nera. La trovo bellissima tra le altre cose. Sì, è bellissima e mi porta indietro a tanti ricordi, perché sono delle ball, diciamo, classiche, come quelle della seconda serie. Hai ragione, è lo stesso per me. Comunque mi piacciono tantissimo queste ball nere. Tiriamo fuori da qui il vestito. Oh wow, guardate che carino. Non ho ancora idea di chi sia, perché non può essere Diva, però è molto molto tenero. Guardate, ha questi jeans che abbiamo già visto nelle LOL, però questa volta sono perlati e per l'appunto metallizzati. E poi ha una giacchetta super glitterata, sempre fucsia, e sotto un top con le maniche lunghe, però a pois.
Beh, sicuramente non è Hate Baby. Comunque togliamolo dal, come dico sempre io, fantasma senza testa delle LOL. Ok, apriamola. E abbiamo come al solito questa parte per trasformarla in borsetta fashion nera per ogni occasione. Però potete andarci in disco o una serata importante di gala. Noi non facciamo nessuna delle due cose, quindi ce la terremo qui. Però non è cambiata, non l'hanno fatta più bella, mi sembra. Sembra che sia identica a quelle vecchie. Già, ok, apriamo l'accessorio. Wow, ed è adorabile, guardate, è un cappellino rosa super glitterato, sembra quasi da orsetto. Qui i brillantini, vedete, cadono un pochino più facilmente, ma perché è davvero davvero ricoperto. Questa è l'unica cosa che ne perde ancora un pochino, ma è molto molto carino. Non c'entra molto col resto del vestito, no, però sta con la sua baro. Ed eccoci arrivato alla nostra amica, e questa volta dietro c'è scritto Born to Sparkle, nata per brillare. Wow. Ok, vediamo. Oh, ed è davvero molto molto carina. Non mi ricordo il suo nome, so chi è ma non ricordo il nome, ragazzi, perdonatemi. Ma guardate quanto sono belle le sue calze, che sono perlate rosa. E poi ha questi capelli metallizzati, e anche al tocco sono wow, super lisci, bellissimi. E ha gli occhi glitterati, ma i glitter non sono tutti in giro senza senso. E blu, adorabile. Vediamo di chi si tratta. Il booklet è come quello delle glitter classiche, infatti non è una serie completa, dovrebbe uscire una Wave 2. Sì, anche delle glitter dovrebbe uscire una Wave 2. Già, e sono rare tutte allo stesso modo, hanno questo diamantino, si chiamano Fabulous, e la nostra amica può piangere o farsi la pipì addosso, e si chiama Brrr BB. Poi c'è la nostra amica Cherry, mi piace molto il suo nuovo look, Curious QT, mi piace molto il suo fiocco in testa ma preferivo il suo look originale, Neon QT, ah, lei mi piace tantissimo, DJ, ecco chi era, Sugar, una delle LOL preferite penso di tutti, molto carina, Spice, adoro il suo nuovo vestito, poi c'è Coconut QT e adoro anche qui il suo nuovo vestito, Court Champ, ecco chi era, e It Baby, che era già bellissima prima, quindi figuratevi ora. E poi abbiamo di super rare The Queen e ultra rara Kiri Queen. Devo ammettere di preferire Kiri Queen a The Queen in questa versione. E l'unica che cambia colore di tutta la serie è Sugar. Davvero? Sì, è l'unica. E questo è il retro dove lei ci dice Way to Glow e lei Shine Bright. Way to Glow è un gioco di parole, al posto di Way to Go è Way to Glow. Molto molto carine, le preferisco molto alle glitter. Voi fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, ma io decisamente le preferisco. E anch'io, perché hanno le parti metallizzate. Kitty Queen sembra bellissima perché sembra averli, vedete, olografici. Ed eccola qui vestita sul suo stand nero. Ragazzi, trovo bellissime queste ball nere, non smetterò mai di ripeterlo. E la trovo davvero davvero adorabile vestita. Forse avrei usato più colori pastello, ma è carinissima. Ed eccovela qui zoomata. Secondo me la cosa più bella è il suo cappello, che è l'unica cosa che perde davvero tanti glitter. Il resto invece no. E i suoi capelli poi sono adorabili metallizzati. Vero. Ok, molto felice della mia prima LOL Glam Glitter. Ragazzi, passiamo alla nostra seconda ball. Costando 20 euro ne ho acquistate solamente due, e se aggiungevo 4 euro potevo prendere una doll di Harry Potter. Infatti, per chi si lamenta del costo delle doll di Harry Potter, sono un pochino senza parole. Comunque, se vi interessano le bambole appena uscite e le uniche ufficiali per ora in commercio di Harry Potter e appena arrivate in Italia, vi lascio qui una card. Non si sa mai, forse ve lo siete perso. Pensa se è un doppione. Con le nuove pets non ci è andata benissimo. Poi ne abbiamo aperta un'altra live su Instagram ed era un doppione. Mi stavo chiedendo, visto che sono tutte della stessa rarità, secondo voi avranno tutte lo stesso indizio? Non hanno neanche club differenti? Non lo so effettivamente. Diamonds Forever, penso, ma non ne sono sicura. Ok, Diamonds are Forever, però ci siamo andate vicine. Quindi o è un ultra rara, oppure potrebbero avere effettivamente dei suggerimenti diversi. Fatecelo sapere nei commenti, come al solito noi siamo ignoranti. E apriamo, apriamo. E qui, beh sì, è lo stra inutile, meno male che non c'è più in quelle nuove. Cioè le Spy Eye, perché queste sono nuove. E andiamo a vedere la balo. Oh ragazzi, questa ball è bianca, però vedete che è super perlescente, è bellissima, questi riflessi come rosa, spero che li possiate vedere in cam. Penso che quindi sia un'ultra rara. Wow, grande, speriamo che sia Kitty Queen. Sì, speriamo che sia lei, penso che lo scopriremo subito. Non rotolare via, ti prego. Ok, niente contro The Queen, che per me è bellissima perché è ispirata a Elvis Presley. Ragazzi, è Kitty Queen, sicuramente. Oddio,
guardate quanto è carina la sua bolo. È perlata rosa. Qui è la scritta pop e sopra ovviamente è glitterata di bianco. Adoro il colore pastello, il bianco e il nero, e insomma sono felicissima dei colori di queste nuove LOL, e soprattutto che abbiamo trovato Kiri Queen. Io non ci sto ancora credendo. Ok, andiamo avanti, che emozione. Guardiamo subito le sue scarpette. Wow, penso che siano identiche alle sue originali e sono degli stivaletti. Molti dicono che sia ispirata a Ariana Grande questa bambola, ma li adoro perché sono glitterati di bianco. Bellissima, sembra eterea. E ragazzi, non smetterò neanche di parlare di questa ball, bellissima pearlescente. Pensavo che avrei preferito quelle nere, ma questo effetto pearlescente rosa è fantastico, devo ammettere, davvero davvero bello. E ora guardiamo il vestito. Sembra quello di una ballerina. Un pochino al top glitterato, mentre alla gonna metallizzata. Ed è anche metallizzata, vedete, la sua mutandina, anche perché praticamente ha le mutande di fuori. Ok, lei se lo può permettere, io no. Ad esempio, apriamola subito. Qui abbiamo il suo primo accessorio, che sono le sue orecchie da gatto, ovviamente. Mi piace che hanno glitterato solo le orecchie, il resto è bianco. Solo le orecchie sono glitterate anche dietro. Oh, finalmente abbiamo una Kitty Queen, veramente. E qui abbiamo il suo piccolissimo polsino. Questo, come potete vedere, lascia abbastanza glitter. Per me, perché questo polsino, vedete, è morbido e quindi lascia più glitter. È più semplice che si stacchino. Ci manca proprio lei, non vedo l'ora di vedere i suoi capelli, se sono belli come nell'artwork. Oddio, oddio, oh, è bellissima. Allora, la prima cosa che mi piace è che ha del blush, però vedete che è bianco, visto che lei è scura di pelle e sta molto bene. Ha gli occhi castani, la frangia è glitterata, mentre il resto non lo è. È metallizzata, ma tantissimi brillantini che fanno un sacco di sfumature di colori diverse. Dal vero è davvero fantastica. Sicuramente non sarà mai rara come la Kiri Queen originale, però la trovo davvero davvero bella e amo il fatto che abbia questo bel blush bianco. Quasi non avevo notato, ha le calze a rete bianche, sempre pearlescenti. Si vedono davvero poco, infatti non le avevo notate all'inizio, però ci sono, molto carine. Wow, le voglio anch'io così, adesso vado a comprarle, magari coi saldi le trovo. Elisa è... Torniamo sull'argomento. Già. Ed eccola qui sulla sua ball bianca. Sembra proprio pronta per esibirsi. E devo dire che fa davvero un effetto incredibile. La adoro. Ed eccola qui, più da vicino, ragazzi. Ed eccola qui a 360 gradi. Molto, molto carina. Davvero. Non ho niente di cui lamentarmi. Che cos'è che prima mi dicevi, forbice? Ah sì, che secondo me dovevano metterle il rossetto argento e non fucsia, sarebbe stata ancora più bella. Ma fatemi sapere voi, io sono una forbice, non capisco molto di queste cose. Comunque più chiaro, ecco. E ragazzi, queste sono le nostre prime due LOL Glam Glitter e sono davvero felice per entrambe, sono bellissime. Quindi ragazzi, fatemi sapere se le acquisterete, le avete già acquistate, chi avete trovato. Il costo, come al solito, è decisamente elevato, anche loro adesso vengono 20 euro, e vi ricordiamo che noi siamo su Instagram, Facebook e Twitter, link in descrizione. Ci vediamo presto con una nuova recensione. Grazie ragazzi per seguirci sempre. Ciao. Ciao. Per una volta abbiamo trovato delle LOL che piacciono anche a me. Quasi piango. Lei è un gatto, poi sapete che io sono fissata con i gatti. E ovviamente Elisa è allergica, abbiamo solo un dannato cane. Ugh.